il ponte detto delle Chianche, per le pietre squadrate che lo lastricano, è una mirabile opera dell'architettura romana dei primi anni del secondo secolo d.C. Apparteneva alla via Traiana, importante strada di collegamento da Benevento a Brindisi, fatta costruire dall'imperatore Traiano. Lanciato spavaldamente a congiungere le rive del torrente Santo Spirito, poco prima che confluisca nel fiume Miscano, con i suoi 100 e più metri di lunghezza, richiama alla mente i ponti e i viadotti più arditi delle strade moderne. A sé splendidi archi, a sesto intero, è largo più di 7 metri e ha un'altezza di 8 metri dal pelo dell'acqua. Le sue pile poggiano su basamenti costituiti da 4 enormi massi squadrati. Gli archi sono in laterizi disposti su 2 file. Le testate, le pile, i fasci sono di pietra. Quanti pericoli ha corso il ponte delle Chianche nei suoi 19 secoli di vita. Ha resistito indenne alle piene del torrente, alle frane che hanno mutato radicalmente la morfologia del luogo nel quale sorge, ai terremoti che si sono susseguiti ad intervalli regolari, all'oltraggio degli uomini che lo hanno scarnificato, privandolo dei grossi mattoni degli archi, ottimi per rivestire forni o per pavimentare abitazioni. Ma nulla ha potuto contro i restauratori, che lo hanno aggredito con furia, ne hanno abbattuto 2 archi, il quinto e il sesto. Eppure, fino a poco tempo fa, il ponte svolgeva ancora la sua funzione, che era quella di consentire il passaggio del torrente, e i contadini lo attraversavano agevolmente con le loro bestie da soma, così come lo avevano percorso, almeno fino al 700, i pastori abruzzesi con i loro greggi.